Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Mario Luigi Partners in Time. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con il nostro salvataggio, tra virgolette, della principessa Peach, dato che ora ha un bel fungo viola sulla faccia. A proposito, aspetta un secondo, fammi vedere nel negozio se c'è qualcosa di utile. Vediamo, strumenti fratelli, abbiamo il fiore... Oh, finalmente, eccolo qua. Il fiore clone, come vi dicevo, è molto più pratico, a parer mio, del trampolino, che alla fine comunque è forte, fanno tutte e due la stessa cosa, ovvero ti fanno andare salti all'infinito, solo che bene o male qua ce l'hai in lineare, di conseguenza tu vedi cosa dovrai fare, quindi dovrai fare 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, mentre qua è sempre una mezza incognita perché sale su, scende, sale, scende, sale, scende e non sai mai effettivamente chi scenderà per primo. Invece il guscio rosso, nada, eh. Strumenti, che cosa abbiamo? Qualche funghetto, io lo comprerei comunque. Facciamo una ventina giusto per sicurezza. Gli ultrafunghi, le super spore, basta, niente di che. Ok, mentre invece le tessere e i vestiti, che cosa abbiamo? Abbiamo nessun vestito nuovo e... rimborso tessere, ricevi la metà del prezzo di oggetti, strumenti usati nella lotta, non è male. Colpi fortunati più frequenti, potrebbe non essere male. Infliggi danni maggiori con i contrattacchi, ok. Ladrino tessere, recupi ogni volta che il nemico viene colpito. Non è male, ma già ce l'abbiamo, quindi per il momento compro una di questa, ma giusto per averne, scusate il singhiozzo, due da parte per il momento. Andiamo a vedere i maestri toadini che cosa ci possono insegnare di nuovo. Che fate? Ricomponiti, vecchio me, la principessa si sente triste, proviamo con un classico. Quando vuoi. Via! Che palle. Giovane maestro Toad, la principessa non ride. Ah, ci picchia. È stufa della vita, maestro. Ah, che ventaccio. Per dindirindina, guarda, vecchio me. Stai imitando la nostra mossa. Wow, potremmo farla anche noi con i nostri piccoli noi. Ehi, ci fate vedere come si fa? Ma l'avete appena visto. È venuto il vento, ci siamo andati contro. Come volete imparare la nostra mossa? Potrebbe esserci utile. Signor Luigi, avete già salvato la principessa, vi meritate un po' di riposo. In questo momento non c'è bisogno che impariate nuove mosse. E come potete vedere, far ridere sua maestà è un lavoro a tempo pieno. Non possiamo perdere neanche un secondo per simili frivolezze. Ci lasci lavorare in pace. Su, vecchio me, ti sbagli. La principessa è salva, ma i cattivi sono in agguato. Ad essere sinceri, devo dire che a constatare quanto sei retrogrado mi fa star male. Che mentalità, ma io devo proprio diventare così tra qualche anno. Ah, i giovani. Va bene, come vuoi. Volete imparare? E io vi insegnerò. Accidenti a me, a quanto ero esuberante da giovane. È semplicissimo, vi basta toccare i bambini mentre eseguite il salto avvitato. I bambini inizieranno a roteare vorticosamente, prenderanno il volo. Urrà! Beh, due bambini e una vita maestro, chiameremo questa mossa Bimba Vita Maestro. Ma bravo, adesso si mette anche a fare il creativo. Bel modo di buttarvi al tempo prezioso. Beh, non badatevi, è un po' acido ultimamente. Provate con la nuova mossa, è facile. Vi aspettiamo qui noi. Una volta che i bambini sono al volo, premete i tasti direzionali. Premendo i tasti direzionali potete guidare i bambini mentre scendono a terra, volteggiando lentamente. Siete pronti? Provate, usate il Bimba Vita Maestro per far arrivare i bambini qui sopra. Ottimo, sono sicuro che con questa tecnica raggiungerete punti altrimenti inaccessibili. Bel tutorial. Ah, subito così? Debotto senza senso? Ah, ci picchia, che facciamo? Non ne ha mai abbastanza, si è stufata anche di questo. In questo caso... sei pazzo, non possiamo, non alla principessa! Sì, invece, alla principessa! Te lo proibisco! A tutta forza! No! No!
No! No! No! Principessa! Sono una frettellina. Povera principessa, cosa facciamo? Cosa abbiamo fatto? Guarda, vecchio brontolone, la principessa ride. Ah, può essere utile anche questo, forse. Che dici, schiacciamo i bambini? Ah, beh, non lo so. E se poi ci vengono dei problemi alle ossa? Eh? Come, volete imparare la nostra mossa? Io ve la insegnerei volentieri, ma sembra che il mio alter ego anziano sia troppo sconvolto. Principessa! Beh, suppongo che questa volta dovrò fare a meno della sua assistenza. È facilissimo, innanzitutto fate la palla, fratelli. Poi non dovete fare altro che investire i bambini. La potenza devastante della palla, fratelli, rende la piatti come frittelle. Questa mossa permetterà loro di infilarsi in fenditure molto basse. Non preoccupatevi però, torneranno normali in un lampo. I bimbi sono fatti così. Visto che diventeranno piatti come frittelle, chiamiamo questa mossa Bimbo Frittello. Ok, tocca a voi, Bimbo Frittello. Evviva la fantasia. Ecco fatto. Aspetta, ecco fatto. Vai. Siamo piccoli, riusciamo a passare. Ciao. Splendido, e sembra anche che i bambini si siano divertiti. Ah, principessa, mi perdoni, sono un vecchio stolto. Accidenti, il vento. Oh, no, orrore, giovane me, incosciente, è tutta colpa tua. Che fai adesso, dimmelo, cosa farai per rimettere le cose a posto? Datti una calmata, vecchio me, mi stai facendo venire l'ulcera. Se volessi vedere me stesso fare una scenata, mi metterei ad insultare uno specchio. Ma, la principessa! Tranquillo, il signor Mario e gli altri se la salveranno, come al solito. La salverete, vero? Dopotutto, non è che sia andata a finire nel passato roba simile, no? Beh, è una cavolata, ce la possiamo fare. Contiamo su di voi. Tranquillo, vecchio me. Il signor Mario e gli altri la metteranno al posto le cose. Guardalo qui. Abbiamo appena salvato la principessa adulta e ora la principessa da piccola. Mamma mia. I vecchi e le loro preoccupazioni da vecchi. Siamo piccoli. Ui. Dai, torna velocemente. Ecco fatto. Più che altro non c'è modo di velocizzare il fatto che quando sono schiacciati farli tornare velocemente alla normalità. Ecco fatto. Vediamo. Una tessera. No. 20 monete, va bene, non mi schifo. 2, 3, 4, 5, 6 e la principessa è in salvo. Ciao, sono salva ora. È un oggetto la principessa ora. Ottimo, ben fatto, avete tutta la nostra gratitudine. Venga principessa, torniamo dentro, abbiamo bisogno di riposare, tutti noi. Tuc tuc. Va bene, dove dobbiamo andare? Boh, chi se lo ricorda? Oh, qualcosa è successo. È terribile! È tornato! La principessa! Oh no! Luigi, sbrighiamoci! So già cosa è successo! Oh, ma c'è un blocco che ho dimenticato qui, con un fungo! Wow! Un fungo! E qua invece che cosa abbiamo lasciato? Oh, 5 monete! Oh, lo sapevo, Luigi! È ancora lui! Bowser, come? Puoi attaccarci adesso? Svergognato! Questa volta la principessa sarà mia! Col cacchio! Mario il baffetto verde qui! Che coincidenza! È vero, in passato mi avete sempre sconfitto, ma oggi no! Già, l'ha detto il mio oroscopo! Oggi vinco io! Sono il più forte! Blup, 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 blup. Cacchio è sto schifo! Che è sta schifo di puzza! Me ne vado!
Fermo! Ah, era il vecchio, lo so. Fermo! Lascia andare la principessa! Cacchio! Sono troppo pesante! Puff! Puff! Ah, no, di nuovo! Va bene. Dicevo, Bowser ha rapito di nuovo la principessa Peach. Mario, che cosa facciamo? Dobbiamo fare qualcosa, altrimenti chissà cosa potrebbe succedere. Inseguiamoli! Vabbè, manco fosse una novità ormai. Ah, dannazione a te, Peach. Sempre, sempre a farti rapire, eh? Ma quanto siamo di fagioli, giusto per curiosità? Vediamo. 37, vabbè. Non è niente male, dai. Ancora un po' e possiamo prendere altre tessere dall'altra parte. Allora, dobbiamo prima di tutto salire da questa parte e usare i bimbini per raggiungere la fenditura. Mi piacerebbe vedere quella breccia temporale, ma questa buca è troppo grande. Ah, oh, se solo sapessi volare, perché non sono un Lucky Two o un paratrupa? Perché se no non lavoreresti qui, saremmo noi a doverti schiacciare e quindi doverti uccidere ogni volta. Quindi accontentati della tua vita, Todd. Ui, voliamo! Atterraggio perfetto! 80, ho toccato il microfono! Siamo al vulcano Twomp, il regno dei funghi del passato. Sembra una musica molto da Angry Birds. Sentiero del vulcano Twomp, attenzione caduta massi. Vabbè, andiamo a salvare allora. Ma guarda, dei Toad rossi. Benvenuti al vulcano Twomp, siete anche voi degli alpinisti. Noi siamo alpinisti estremi. Magari l'avete già capito dal nome, ma da queste parti vive un sacco di Twomp. Ah sì, ci vive anche uno scienziato, si chiama Walter A. Pesca o qualcosa del genere. Vabbè, io intanto... Ecco qua, raccolgo fagioli che ci servono, come sempre, per ottenere oggetti. Ah, ci sono dei blocchi lassù, proprio lassù, li vedete? Mi incuriosiscono troppo. Chissà cosa contiene quel blocco. E quella fenditura? Per entrarci uno dovrebbe essere piatto come una frittella. Vabbè. Sono sì un alpinista estremo, per raggiungere quel blocco viola dovrei saper volare. Forse noi possiamo farlo. Ecco, fatto. Bimbi, tocca a voi. Uno. Vediamo, un ultrafungo. Aspettiamo. Ecco, fatto. Visto? È stato facile per noi, stupido Todd. Vediamo se ora dice qualcosa di diverso. Perché non so volare? Non sono poi così estremo. Perché sei un Todd. I funghi non volano. Volano le spore. O meglio, vengono portate via dal vento. Sta corda, anzi, sto passaggio così sottile. Ok, pensavo avrei sbattuto contro l'altro blocco, sincero. E ok, riusciamo ad ucciderli. Ok, bello, bravi tutti e due. Aia, minchia, non ho fatto in tempo. Non ho fatto mai tempo, mi ha preso proprio pam, dritto qua in faccia. Vediamo, 60 punti esperienza. 20 punti esperienza l'uno. Madonna mia, ma è una miseria. Almeno i sarcofagi ce ne davano 50, ma 20 punti arrivati a questo punto del gioco è veramente misero. 1 e 2. E quando mai ti sbagli? Allora, dobbiamo ucciderli tutti con un colpo, quindi... Proviamo con i fiori blu, visto che ce li hanno appena droppati. Ok, speravo qualcosina di più, eh.
Speravo un attimo qualcosina di più, però vabbè. Cavolo, se continuano ad evocare nemici qua, inizierà a diventare difficoltoso. Allora, uno di qua. No. Ecco fatto. Un'ultra spora e 20 monete. Vabbè, niente di eccessivo, ma sicuramente niente che non accetto più che volentieri. Tutti gli oggetti sono sempre ben accetti. Pezzico! Oh, i pidocchi! Voglio provare a vedere se, continuando ad ucciderli, magari otteniamo qualche oggetto in più. Ci ho sperato che a questo giro evocasse altri blocchi. Uno bastava e avanzava. Questi qua però droppano pochi punti esperienza. Io, come ho già detto qualche episodio fa, non ho abbastanza memoria di questo gioco per ricordarmi un punto preciso dove farmare abbastanza punti esperienza. Lo sapevo. Io non ho abbastanza memoria di questo gioco per ricordarmi un punto dove poter farmare una buona quantità di nemici che possiamo sfruttare per salire di livello in fretta. Basta un po' comunque. Va bene che più ne evoca, più punti esperienza otteniamo, però. Se dobbiamo continuare sta pantomima, basta un po', Mi sa che sono quelli col sorriso che evocano. Voglio provare questa teoria. Vediamo. Allora, non mi ricordavo mai diventassero gialli. Dal profondo non mi ne ricordavo mai che diventasse giallo. Boh, vabbè. Bello, un bel 6. Ottimo. Gigi, che cosa ti aumentiamo a questo giro? Bello, un bel 6. Mi piace. Bravi ragazzi. Allora. Qui non c'è nulla. Qui si torna indietro. So perché pensavo ci fosse qualcos'altro a quella parte. Ok, saliamo. Abbiamo altri 2 piani da visitare. Fermi lì voi. No. Ecco fatto. No, ho sbagliato. Sono dimenticato che se schiacciavo annullavo il volo. Ecco qua. 10 monete. Potevate sprecarvi un attimino di più, Facciamo volare i bimbi qua sopra. No. Ho sbattuto contro il muro. Ecco qui. Due trampolini. Una moneta. Beh, neanche per farli diventare palla, ascolta. Palla! Non dovevo. Lo sapevo che qua si tornava giù. Sono stato stupido che... Proprio... Mi sono buttato e ho detto, vediamo se c'è qualcosa. Eccoci qua. Oh, come ho detto, non si butta mai via nulla. E soprattutto... Dobbiamo uccidere tutti i nemici che vediamo. Certo, purtroppo se danno così pochi punti esperienza, un po' ti rogna. Un bel po' ti rogna perché veramente sono tanti e ogni volta se ne rimane anche solo uno ne evoca altri. Però il tascadegnaccio a questo giro mi sa che è la scelta migliore. Se riusciamo a saltargli in testa, non hanno così tanti punti vita da poter sopravvivere a lungo. Quindi, ok, bravo Gigi. Già pensavo che mi avrebbe colpito alle spalle. A questo giro continuiamo col tascategnaccio. Almeno lo utilizziamo, perché come ho detto, più andiamo avanti, più certi oggetti non li utilizzeremo più. Tascategnaccio, magari. Ancora qualche giro glielo tiriamo. Ma altri oggetti tipo il trampolino o il, non lo so, il guscio verde,
finiremo poi per non utilizzarli più. Eccolo lì, lo sapevo. Vabbè, l'importante è che abbiamo ancora un attacco. Complimenti a tutti. Perfetto. Vediamo, ce n'era ancora... Qua ho sbagliato io. Lo sapevo che ce n'era ancora uno, ma non ho fatto in tempo a saltare. E vediamo se la mia teoria è giusta. Vediamo se è questo qua che evoca gli altri. Perché quello lì senza denti... Aia. Quello lì senza denti non faceva nulla le altre volte, però... Mi sa che forse è solo una roba randomica ed è stato un caso che quello che sorrideva ha evocato più volte gli altri. Magari in realtà c'ho ragione, poi... Magari è stato un caso adesso che non è successo, però... Vediamo, c'è qualcosa qui? No. 10 monete. Bravo, resta lì tu. L'importante... Oh, mi sono proprio finito davanti e non si è mosso di un millimetro. Complimenti. Vai, taschetegnaccio. Allora, 1 e 2. 1 e 2. Perfetto. Se anche riusciamo a lasciarne solo uno in vita, a me va bene. Me va bene perché tanto poi lo uccidiamo con un salto, quindi. Oh, complimenti. Pam parim pam param. Ottimo. Anche perché poi, come ho detto, se no li accumuliamo per nulla sti oggetti, perché finiremmo per lasciarli lì e non toccarli più. Quindi tanto vale. Li utilizziamo, sconfiggiamo velocemente questi nemici. Pericolo estremo, l'accesso alla fenditura sinistra è stravietato. L'uso del ventilatore all'interno è proibitissimo alla larga show. Certo, come no, boia. Allora, schiacciamo i bimbi e facciamoli entrare. Allora, restate un secondo qua sotto voi, perché così... Allora, io non mi ricordo adesso se loro due possono proseguire da soli o devono aspettare i bimbi. Sì, mi sa che dobbiamo aspettare i bimbi per forza di cose. Allora. No. Vediamo. Sì, mi sa che questa era la via giusta. Esatto. Però vorrei rientrare un attimo lì. Pericolo estremo, vietato martellare i blocchi. A questa parte cado già abbastanza massi. Eh beh, certo. Non mi ricordo se dall'altro lato ci sia qualcosa. Ok, questa poteva essere benissimo una zona dove nascondere un qualsiasi tipo di oggetto. Allora, vediamo. Vediamo subito se quello che penso sia giusto, ma credo proprio di no. Non ci sono blocchi qui, no. Perfetto. E allora, ritorniamo su coi bimbi. Probabilmente qua c'è un tubo e richiameremo i due adulti. Eccoci qua. Pluf. Comunque, Peach... Qualsiasi gioco che sia, anzi, tranne uno, a parte, vabbè, Mario Party, Mario Kart e simili, Peach, qualsiasi gioco di Mario sia, sempre rapita o sempre da rapire. Solo uno, Super Princess Peach, lei fa qualcosa in modo di attivo. Comunque, signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come se avete seguito, se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto, noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!